Il Cagliari adesso vince anche in trasferta e sale molto in alto in classifica, mentre il Bologna, quarta sconfitta quella di oggi, scende pericolosamente verso il basso. Della vittoria del suo Cagliari, Gigi Riva ha detto: ma direi che è stata sofferta, ma in fondo meritata. Però il carattere e la volontà di questi ragazzi, perché veramente hanno lottato, non ha permesso al Bologna di arrivare al pareggio, anche se, ripeto, cioè confermo che il Bologna ha praticato un buon gioco, veloce, con delle azioni anche abbastanza belle. Ha trovato un Cagliari che non gli ha concesso molto in fase difensiva. 25esimo del primo tempo, il Cagliari va in gol con Selvaggi. Vogliamo un errore di Albinelli in quanto mi ha messo la palla proprio su un piatto d'argento. Io, diciamo, ero di spalle, però mi è venuta abbastanza forte incontro e l'ho girata di collo piede. Insomma, penso sia stata abbastanza agevole mettere in porta. Il Bologna è sotto shock e smette di ragionare. Passano appena 2 minuti e Casagrande, osservate l'azione che si sta sviluppando sulla sinistra, per non infierire troppo fallisce il raddoppio. C'è qualcosa che non va nel Bologna di oggi, qualche occasione capita, questa è per Savoldi al 41esimo, ma è il gioco che manca. Siamo all'inizio del secondo tempo, c'è un'altra palla buona per Savoldi, notate fra poco la sua girata di sinistro, ma il tiro è troppo alto. E questa è una bella iniziativa personale di Marchetti che si insinua pericolosamente nel cuore della difesa avversaria. Subito dall'altra parte, dove c'è un po' di tumulto nell'area cagliaritana. Da Savoldi a Mastalli, tenta il tiro Spinozzi, la deviazione di Bruniera, ma Corti è bravissimo, non si fa sorprendere. Il Cagliari replica subito da Bruniera a Selvaggi, che tenta la conclusione così, senza troppa convinzione. L'ultima grossa occasione per pareggiare capita al Bologna a 13 minuti dalla fine. Seguiamo questa azione, tiro di Bakleckner, c'è la deviazione di Savoldi, purtroppo la palla è fuori.